Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video del vostro Comstock 92. Oggi andremo ad unboxare questa fantastica figure di Dio Brando. Finalmente ben presto ha deciso di rendergli omaggio con questa fantastica grandista. Prima di iniziare ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like ed iscrivervi se siete nuovi. La figure in questione ragazzi arriva direttamente dalle bizzarre avventure di JoJo, un anime fantastico, se non l'avete visto vi invito a recuperarvelo, e per la precisione dalla terza serie, ovvero Stardust Crusaders, che è anche la mia serie preferita. Non perdiamo altro tempo e iniziamo col nostro unboxing. Ma prima, sigla! Ed eccolo qui ragazzi, in tutto il suo splendore, il nostro villain definitivo. Che dire, si presenta molto molto bene, non ha delle particolari sfumature sul vestiario, questo è un peccato, e nemmeno sul mantello. Inoltre questo piedistallo è un po' ingombrante. Di pro il volto è molto fedele all'anime e per essere una grandista ci sta veramente. Che dire ragazzi, vi consiglio senz'altro l'acquisto se siete fan del personaggio o comunque volete una figure di Dio Brando di dimensioni generose, anche perché vi ricordo che questa figure misura oltre i 28 cm di altezza. Non ha una qualità eccezionale, ci sono figure molto molto più dettagliate, soprattutto pecca di sfumature, è completamente priva di ogni tipo di sfumatura sia sul vestiario che nei capelli, però che dire ragazzi, è pur sempre Dio Brando e se siete fan del brand è un acquisto praticamente d'obbligo. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguito, vi lascerò delle foto nel dettaglio a fine video e lo metterò anche a confronto con il mio Jotaro della Super Master Star Piece. Grazie a tutti del supporto ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi e mettete un like. Grazie della visione e un saluto dal vostro Comstock 92.